Il Tempio dei Caduti di San Pellegrino Terme venne edificato come monumento a ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Prese anche come santo patrono San Carlo Borromeo, ereditato dall'antica chiesa di San Carlo demolita per fare spazio al piazzale antistante al Tempio e al nuovo Viale della Vittoria. L'antica chiesa venne costruita dai quattro figli di Pellegrino Mascheroni dell'Olmo, i quali, oltre che costruirne la chiesa, ne mantennero una cappellania fino alla fine del 1700, con un sacerdote per le varie celebrazioni liturgiche. Possiamo ricostruire idealmente l'architettura e la decorazione dell'antica chiesa di San Carlo attraverso gli appunti che i vescovi di Bergamo redigevano nel corso delle loro visite pastorali a San Pellegrino. La pianta era ad unica navata e, al suo termine, due gradini consentivano di salire al presbiterio. Dietro all'unico altare c'era la sacrestia, alla quale si accedeva attraverso due porte collocate ai lati dell'altare stesso. La pala d'altare rappresentava San Carlo, tra i santi Francesco, Caterina da Siena e Alessandro. In alto era raffigurata la Madonna col Bambino di Praga. Non si conosce la data di realizzazione dell'opera, ma un'iscrizione posta lungo il lato inferiore della pala ci rivela che venne dipinta da Baldassarre d'Anna, un pittore attivo a Venezia a quell'epoca. L'esterno della chiesa si presentava con una facciata a capanna, decorata con archi in neogotico, i quali furono però realizzati soltanto nell'Ottocento. Più antico era l'affresco che sormontava la porta d'ingresso, raffigurante di nuovo San Carlo e altri due santi. Sul retro vi era un piccolo campanile, costruito nel 1899, per donazione del sacerdote Carlo Orlandini, sul quale erano presenti tre campane fuse dalla ditta Pruneri di Grosio e successivamente trasportate nel campanile del Tempio, ove si trovano ancora oggi. Nel primo decennio del Novecento, San Pellegrino ha vissuto un importante sviluppo turistico, in seguito al quale è stato necessario intervenire sulla rete stradale del comune per fornire un più ampio accesso alla fonte termale, ampliando il passaggio che permetteva di accedere alla via Terme, oggi Viale della Vittoria. A quei tempi la strada correva attraverso uno stretto passaggio tra il ristorante Caffè Milesi e la chiesa di San Carlo. L'intenzione dell'amministrazione comunale era quella di creare un piazzale di accesso a tale via per metterne in evidenza la sua importanza. Ma la chiesa di San Carlo, posta all'imbocco della strada, costituiva un impedimento. Allora il comune fece richiesta di poter demolire tale chiesa e la curia consentì a patto che l'edificio venisse ricostruito nelle vicinanze. Il 10 settembre 1911 il sindaco di San Pellegrino, notaio Antonio Grazioli, manda la richiesta per lo spostamento della chiesa di San Carlo alla fabbriceria parrocchiale. La fabbriceria era una commissione di laici che si occupava di amministrare i beni della parrocchia. Il giorno 28 agosto 1912 arriva presso la Procura Generale di Brescia la tanto attesa autorizzazione a favore della fabbriceria parrocchiale da parte del Ministero di Grazia e Giustizia del culto. Ecco il testo del dispaccio. Questo ministero autorizza la fabbriceria parrocchiale di San Pellegrino a cedere al comune l'attuale chiesetta di San Carlo, con che facciano carico al comune medesimo le spese di demolizione di essa e per la costruzione della nuova, in cui dovrà altresì essere collocata la lapide esistente dell'antica. Tutta la storia del Tempio dei Caduti di San Pellegrino Terme ha inizio con una figura semplice ma fondamentale. Si tratta di un consigliere comunale dal nome Lodovico Albergoni che per primo ha la felice intuizione di unire due necessità che si erano poste in quegli anni. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, per la precisione nel 1919, e da un lato bisognava far fronte alla ricostruzione di una chiesa che andasse appunto a sostituire la chiesa di San Carlo, che da lì a poco sarebbe stata abbattuta. Dall'altro si presenta la necessità di commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale che era appena avvenuta.
Quindi il tempio, fin dall'inizio, nasce proprio con queste due anime che convivono al suo interno. Una è l'anima religiosa, che è evidente, l'altra è l'anima civile, proprio il desiderio della popolazione di commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, appena avvenuta, e poi anche della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il tempio nasce proprio come chiesa, ma anche come monumento, proprio nell'etimologia latina di monito alle future generazioni di quello che è stata la guerra. Quindi dall'idea di Albergoni iniziano tutti i lavori proprio per l'edificazione del tempio. Il primo passaggio è quello del Consiglio Comunale che si tiene proprio nel novembre del 19. Il Consiglio Comunale presieduto dal sindaco di allora, che era Antonio Grazioli, e nella delibera viene appunto deciso di istituire un comitato pro erigendo tempio. Questo comitato è formato da 5 membri che si dovranno occupare della raccolta fondi per l'edificazione del tempio e anche proprio della vigilanza sui lavori, di seguire il cantiere e il procedimento dei lavori. Nella delibera noi leggiamo proprio con orgoglio le parole di Grazioli che dice: «Il tempio, ricordo della vittoria delle nostre armi, dedicato ai gloriosi figli, nostri militari caduti in guerra, si innalzi presto in questa graziosa nostra cittadina, fra questi monti, in mezzo a tanti forestieri che frequentano quest'acque, a ricordo perenne delle virtù sublimi italiane dei figli e fratelli nostri». Ecco, da queste poche righe che concludono la delibera di questo Consiglio Comunale, noi possiamo già leggere tutta la partecipazione della popolazione di San Pellegrino che desidera veramente l'edificazione di questo luogo di culto. Il Comitato Pro Erigendo Tempio si riunisce già nel febbraio del 1920, quindi nel febbraio dell'anno successivo, e decide di affidare i lavori a Luigi Angelini. Luigi Angelini allora era un ingegnere giovanissimo bergamasco che si era diplomato al liceo Sarpi, aveva studiato poi architettura, quindi aveva ricevuto una formazione di un certo tipo, ma non godeva ancora di nessuna fama, se non di quella di essere molto promettente. Il comitato tuttavia decide comunque di affidare i lavori ad Angelini a patto che si confrontasse sempre con due architetti di Milano, Broggi e Moretti, che dovevano vigilare, supervisionare il lavoro proprio di Angelini. Già nel luglio del 20 Angelini presenta un primo progetto al comitato, riscuotendo proprio la soddisfazione di tutti i membri. La mia breve riflessione sul progetto dell'ingegnere Luigi Angelini si fonda su due elementi. Le fonti, ossia le sue stesse parole nella lettera del 23 luglio 1920 a Biaggi, e il concetto fondamentale di genius loci. Nella citata lettera, l'ingegnere esprime la propria particolare soddisfazione per aver assolto al compito di progettazione con amorevole studio. Infatti, innestando elementi di ricerca personale su strutture di antiche compagini architettoniche e rispettando le peculiarità del luogo, concretizza nell'edificio del tempio i caratteri distintivi del luogo. Con rara sensibilità riesce a cogliere il cosiddetto genius loci, cioè lo spirito del luogo, in cui si fondono caratteristiche non solo fisiche, sensoriali, concrete, ma anche esperienziali, affettive, perché intuisce che solo comprendendo un luogo si può costruire in esso, inserendo armoniosamente il progetto nel contesto ed aiutando la persona ad abitare quel luogo dato e ad appartenere a quell'ambiente, identificandosi con esso quale punto sicuro d'appoggio esistenziale. A San Pellegrino vi sono diversi punti di riferimento. San Pellegrino Terme è un luogo speciale, accolta nel fondo valle e attraversata longitudinalmente da un nastro d'acqua
che lega idealmente elementi puntuali di spicco: il Grand Hotel, il Casinò, le vecchie terme, i ponti. L'ispirazione dell'Angelini scaturisce dallo studio accurato del luogo e dello spazio in cui il tempio è inserito. Uno spazio limitato all'interno del tessuto edificato, uno spazio che cercherà la sua definizione ed un più ampio respiro con l'abbattimento della chiesa di San Carlo, l'innesto del viale della Vittoria che porta alle terme e con la copertura della Valle Gazzina. Il tempio è pensato e costruito in quel luogo come gemma incastonata in un gioiello, forma compatta, robusta, risultato di un connubio fra linguaggio architettonico e materiali utilizzati. Se si osserva la prima fotografia del tempio in costruzione, si può notare che il corpo di fabbrica aveva allora una quinta, mutevole con le stagioni, costituita dal versante della retrostante altura, interamente ricoperta di bosco. Per mantenere questo stato, il cavalier dottor Merino Quarenghi propone al comitato pro tempio la realizzazione di un parco delle rimembranze come sfondo e abbellimento del tempio stesso, ma purtroppo tale proposta viene accantonata per questioni economiche. Per il linguaggio architettonico ricorre ad una sorta di eclettismo antiquario, mescolando elementi dichiaratamente presi dall'architettura lombarda 3-400esca con la tipologia delle chiese bizantine. Nelle immagini che scorrono si possono vedere gli esempi dei tiburi delle chiese da lui stesso citati. E per i materiali intende utilizzare la pietra del luogo, così come afferma nella già citata lettera, in cui dice il più possibile la pietra in vista, anche se grossolana e mal tagliata, anche alternata a ciottoli di fiume, e nei contorni delle porte e finestre un po' costosi, certo se in pietra, ricorrere alla pietra artificiale, imitando il ceppo. Operazione quest'ultima già presente, peraltro, a San Pellegrino, perché utilizzata dallo Squadrelli. Il 4 aprile del 1921 il comitato si riunisce e ci sono delle grosse novità. Infatti uno dei membri del comitato, il signor Lanfranconi, nel frattempo è diventato sindaco di San Pellegrino e quindi questo è un incentivo proprio alla velocizzazione dei lavori. Lanfranconi infatti esprimerà la necessità di costruire, erigere quattro pilastri rivestiti da assi di legno e sormontati da un tetto provvisorio proprio per creare un edificio momentaneo in cui poter continuare a svolgere le funzioni religiose mentre il tempio veniva costruito. Nel frattempo il comitato esorta Luigi Angelini a presentare il progetto, ma l'ingegnere sembra qui temporeggiare. Risponde dicendo che la parte inferiore dell'edificio non subirà ulteriori variazioni, quindi si potrà iniziare con l'edificazione di questa, col tracciare proprio i perimetri dei muri, mentre si riserva ancora del tempo per modificare la parte superiore. Soltanto nel luglio del 1921, quindi nell'estate successiva, presenterà un primo progetto che contemplerà anche l'idea proprio dei loculi in cui collocare i resti dei caduti della Prima Guerra Mondiale. All'inizio si era pensata ad una cripta sotterranea, ma per problemi economici non verrà mai realizzata. Angelini allora propone di collocare questi loculi nel deambulacro, cioè nel corridoio che circonda la zona del presbiterio. E non verranno in realtà messe neanche lì, perché infatti noi oggi i loculi dei caduti li ritroviamo nelle due nicchie laterali. Questo è frutto di una modificazione del progetto originale di Angelini fatta da Gherardi. Il comitato pro tempio, terminati i lavori di sterro, decide di procedere alla posa della prima pietra nella giornata di domenica 25 settembre 1921. Data scelta appositamente per permettere la partecipazione all'evento da parte del ministro dell'Industria, il valligiano Bortolo Belotti. Attraverso una lettera che il presidente del comitato, dottor Biagi, manda al sindaco di San Pellegrino,
Sappiamo che per la cerimonia viene predisposto un basamento su cui porre la prima pietra e che come madrina del rito viene scelta la madre di uno dei caduti. Inoltre, a tutte le altre madri e vedove dei soldati morti in guerra è riservato un posto distinto tra le autorità. Alla cerimonia, oltre al ministro Belotti, prendono parte il prefetto della provincia, il colonnello comandante del 5° reggimento degli Alpini e il canonico Don Daniele Cavallari, in rappresentanza del vescovo. Madrina della cerimonia è Giuditta Sonzogni, madre del caduto Giovanni Grazioli, alla quale spetta il compito di sigillare con il cemento una pergamena commemorativa all'interno di una nicchia della prima pietra. La pergamena recitava: essendo Papa Benedetto XV e Vittorio Emanuele III re degli italiani, essendo il reverendo Giacomo Viscardi e il cavaliere Annibale Lanfranconi l'uno parroco e l'altro sindaco del paese, Bortolo Belotti, vanto di questa valle e delegato alle cose importanti dello Stato e ministro del re per il sostegno e lo sviluppo dell'industria, mentre la folla applaudiva, pose, benedetta ritualmente da Daniele Cavallari, canonico della cattedrale, la prima pietra squadrata del Tempio della Vittoria, che rappresentasse un ricordo perenne dei san pellegrinesi caduti in guerra a difesa della patria. 25 settembre 1921. La giornata celebrativa continua con un pranzo presso l'Hotel Eden. In questa circostanza, l'allora sindaco di San Pellegrino Terme, Annibale Lanfranconi, consegna all'onorevole Belotti una pergamena, illustrata dal pittore Fasciotti di Bergamo. Nella pergamena, oggi affissa presso il municipio, la cittadinanza esprime la propria riconoscenza per la partecipazione all'evento da parte del ministro e dichiara la volontà di dedicargli il viale che congiunge le due vecchie stazioni ferroviarie. Dopo la posa della prima pietra, si decide di affidare l'opera di edificazione del tempio all'impresa di costruzioni Gherardi Milesi. I lavori procedono velocemente, fermandosi solo durante i mesi più freddi dell'anno 1921 e riprendendo a febbraio dell'anno successivo, con l'obiettivo di provvedere alla posa di un tetto provvisorio entro l'estate. In questo modo sarebbe stato possibile celebrare nel tempio gli uffici religiosi già a partire dalla successiva stagione turistica e procedere così alla demolizione della chiesa di San Carlo. L'attività costruttiva prosegue per tutta l'estate. Si completano lo sbancamento e il livellamento del terreno, si getta il calcestruzzo delle fondamenta e si elevano i muri in pietra fino alle volte. Si procede poi alla copertura del tetto con ardesie e si realizza anche il sottofondo ad uso vespaio con caldana per il pavimento. Non è tuttavia possibile celebrare nel tempio già durante la stagione estiva. A questo scopo si continua dunque ad utilizzare la chiesa di San Carlo. Il sindaco Lanfranconi informa la fabbriceria parrocchiale che i lavori di demolizione dell'edificio sarebbero iniziati dopo la festa del 4 novembre e che solo entro il mese di maggio 1923 il tempio sarebbe stato pronto. Nella primavera del 1923 lo stato dei lavori è molto progredito. La chiesa di San Carlo è stata finalmente abbattuta e la costruzione del tempio giunta alla base della cupola. Una foto del 15 luglio mostra la folla dei congedati dall'esercito del distretto di Monza nell'atto di deporre una corona di fiori sulla porta del tempio in omaggio ai caduti. Evidentemente l'interno non è ancora accessibile, ma le impalcature sono ormai quasi tutte tolte, mentre manca ancora la scalinata di accesso, la quale sarebbe stata completata nel mese di settembre. Il secondo stato di avanzamento dei lavori, presentato il 27 dicembre 1923 dall'ingegnere Angelini, descrive tra le altre cose gli interventi effettuati sulla sacrestia, gli intonaci interni, le gradinate degli ingressi, i parapetti del presbiterio, le volte, la tazza della cupola, il pavimento di piastrelle a mosaico intarsio.
La cupola, invece, deve essere ancora completata con le statue, per le quali lo scultore Giuseppe Siccardi aveva presentato 3 modelli da valutare. L'artista Giovanni Manzoni realizza il bassorilievo della lunetta. L'artigiano Giovanni Villa, il portone dell'entrata principale e le 2 porte laterali. Alla fine del 1923, i lavori di costruzione del Tempio della Vittoria sono ormai terminati e diventa fondamentale procedere alla sistemazione della piazza antistante l'edificio con la copertura e l'abbassamento della Val Gazzina. Questa operazione sarà compiuta solamente nel 1925. Nel frattempo, l'11 giugno 1924, il Comitato si riunisce per valutare lo stato di alcuni lavori in corso al Tempio. La costruzione dell'altare maggiore, la collocazione di 2 lapidi sopra le porte laterali e l'utilizzo di vetri uso cattedrale di colore giallo. In un articolo dell'Eco di Bergamo datato luglio 1925 si legge che il monumento è stato completato, dotato di altare e degli arredi più importanti, anche se resta del tutto spoglio. Non è infatti ancora stato affrontato il tema di un'adeguata decorazione interna. Conclusi i lavori di costruzione del Tempio, il Comitato comincia a ipotizzare un'eventuale inaugurazione. Sarà un argomento molto dibattuto perché non si arriverà mai a una soluzione definitiva. Già nel 1924 si tenta di progettare un'inaugurazione che non avverrà. E poi c'è un secondo tentativo nel 1925. Questo sembrava promettere bene, nel senso che il Tempio doveva essere inaugurato in concomitanza di Ponte Umberto, per cui l'inaugurazione di 2 edifici, infrastrutture, all'interno dello stesso comune. Per questa inaugurazione, che doveva svolgersi il 12 luglio del 1925, era stata organizzata addirittura una mostra zoofila che prevedeva il volo di alcuni piccioni viaggiatori proprio dal Ponte Umberto. In realtà il Comitato Pro Erigendo Tempio farà sapere soltanto qualche giorno prima di non essere pronto e anche questo tentativo di inaugurare il Tempio fallisce. Soltanto il 21 aprile del 1927 finalmente il Comitato si riunisce per programmare la traslazione delle salme dei caduti della Prima Guerra Mondiale proprio all'interno del Tempio. Angelo Gherardi presenta il progetto definitivo con ben 49 loculi. Questo è segno che la popolazione di San Pellegrino si aspettava l'arrivo dai cimiteri di guerra di molti caduti. In realtà in questa manifestazione che si terrà l'11 settembre del 1927 verranno tumulati soltanto 16 caduti. Le casse contenenti i resti di questi soldati giungono a San Pellegrino il 10 settembre, sempre del 27. Vengono collocate nella chiesa parrocchiale e vegliate per tutta la notte da una guardia d'onore dell'Associazione Combattenti e Reduci. Soltanto il mattino dell'11 settembre alle 10.30 si forma il corteo che attraversa Ponte Cavour, tutta la zona di Piazzo, Ponte Umberto e il viale centrale, l'attuale viale Papa Giovanni, fino alla scalinata del Tempio dove queste casse vengono poste e dove intervengono tutte le autorità con le varie commemorazioni. Alle 12.30 le fonti registrano la tumulazione proprio all'interno dei loculi del Tempio di questi 16 caduti, dei quali non conosciamo con precisione i nomi. Sopra i loculi in cui vengono tumulati questi 16 caduti vengono scolpiti dei versi scritti dal san pellegrinese Attilio Salaroli. I versi recitano: «Fu l'amore più grande il vostro duce, il vostro anelito la libertà, quando dal buio balzaste alla luce e dalla morte all'immortalità». Nel 1930 il Comitato Pro Tempio conclude i suoi lavori e il 24 maggio dello stesso anno si ha l'atto ufficiale scritto dal podestà di allora, Rinaldo Bartolozzi, siamo in epoca fascista, atto che viene consegnato al parroco Don Giacomo Viscardi e contiene proprio delle parole efficaci. Dice così, scrive il podestà Bartolozzi:
altro non resta alla civica amministrazione che di rendere completo il voto della popolazione, consegnando al molto reverendo arciprete Don Giacomo Viscardi, come parroco pro tempore, e ad alla fabbriceria la chiesa Tempio della Vittoria, in sostituzione, come da precedenti accordi, della demolita chiesetta di San Carlo. Il documento prosegue e il comune si assume l'obbligo solenne di celebrare in esso tempio il 24 maggio e il 4 novembre di ogni anno ed in perpetuo i consueti riti sacri di ringraziamento per la grande vittoria conseguita ed insieme di propiziazione di pace e di sempre più stretta concordia fra religione e patria, fra chiesa e Stato, come già i supremi poteri e della Chiesa e dello Stato solennemente consacrarono nello storico atto dell'11 febbraio 1929. Il podestà Bartolozzi, con i toni solenni e pomposi tipici dell'epoca fascista, in questo documento vuole dirci che i patti lateranensi dell'11 febbraio 1929 regolano il rapporto fra lo Stato e la Chiesa, così come l'atto di consegna del Tempio regola, in una realtà più piccola e ristretta, i rapporti fra il comune e la parrocchia. Terminata la struttura portante, Luigi Angelini chiamò a realizzare le statue che coronano il tamburo della cupola lo scultore Siccardi di Bergamo. L'artista realizzò tre modelli diversi di statue che si intervallano tra loro lungo gli spigoli della cupola. La prima statua sorregge una croce, simboleggia la fede. Nella seconda troviamo una mano alzata. Nel passato questa sorreggeva una nicchia, simbolo della vittoria, mentre la terza, con le braccia aperte, sorreggeva una spada, simboleggiando la guerra. Luigi Angelini, oltre che a progettarne la struttura, progettò anche gli arredi interni e le porte. Per le porte realizzò due tipologie di disegni nella stessa tavola, una per il portone centrale e l'altro per le porte laterali. Il portone centrale lo vediamo così a punta di diamante, mentre sulle porte laterali c'è una croce centrale con la scritta In Caritate Christi. Al coronamento del portone venne realizzata la lunetta da Giovanni Manzoni di Bergamo. Nella scena viene rappresentato un caduto di guerra sorretto da una donna, simbolo della patria. Dal lato opposto, la moglie del soldato e il figlio si affidano a un crocifisso sullo sfondo, testimoniando l'affidamento alla fede. Seguitemi per una migliore comprensione in merito alla pianta del Tempio e alla sua manifestazione esterna nello sviluppo volumetrico. Nella pianta centrale e cruciforme, l'Angelini innesta un presbiterio poligonale con retrostante deambulatorio. Come appare sovente nelle chiese bizantine più antiche, dove l'interno è un sistema chiuso sormontato dal cielo, anche il volume del Tempio di San Pellegrino è definito internamente da una calotta. Esternamente però questa si innalza con l'interessante sovrapposizione di un tiburio, di cui abbiamo visto all'inizio la fonte di ispirazione, e che avrebbe contenuto le campane prima della costruzione più tarda del campanile. E questo elemento ne verticalizza la composizione. L'interno del Tempio, ambiente essenziale ed austero prima dei decori, a mio avviso è rimasto intimo d'elevazione e meditazione anche dopo essere stato ricoperto dall'impianto musivo che vediamo, perché poco illuminato dalla luce naturale. Se non ci si sofferma sui particolari significati di ogni singola figura, il decoro musivo fa vibrare le tonalità leggere della mescola dei colori voluti, dei grigi, verdi e violacei, che ne rimandano un unico morbido cromatismo. La luce artificiale dei lampadari in ferro, sempre progettati dall'Angelini,
illumina invece i loculi dei caduti e l'altare, per mettere in risalto i due elementi della commemorazione ai caduti e della liturgia, perpetuandone le memorie. L'Angelini, ingegnere e calcolatore di strutture, ma anche sensibile umanista, educato al disegno e alla pittura, progetta una chiesa monumento, armonizzandone volutamente i significati e studiandone lui stesso i particolari decorativi ed anche l'arredo in tempi successivi, con l'originale risultato di fusione totale dell'architettura col suo decoro che ne esalta le qualità. La prima decorazione all'interno del tempio venne realizzata dal pittore Fasciotti nella parte più sacra della chiesa, del monumento, sul presbiterio, sia nella parte interna sia nella parte esterna. Le decorazioni hanno dei motivi sacri intervallati con dei motivi bellici, mentre nella parte centrale troviamo tre riquadri del pittore Marigliani. La mensa sacra venne sempre realizzata su disegno di Luigi Angelini dalla ditta di Gianni Remutti. Nella parte alta del tabernacolo troviamo delle decorazioni molto regolari, mentre nella parte inferiore troviamo una croce con dei volatili e ai lati della croce due palme. Questa simbologia viene ripresa dal capitolo 11 dell'Apocalisse. Nella parte centrale troviamo un tabernacolo opera dello sbalzatore bergamasco Attilio Nani, che realizzerà l'antella del tabernacolo sempre su disegno di Luigi Angelini. La particolarità di questa antella è il forte simbolismo eucaristico che ne viene rappresentato. Al centro un calice con l'ostia raggiata immerso nella scritta Via, Verità e Vita. Ai piedi del calice un covone di spighe, simbolo del pane, e tutto attorno un filare di vite, simbolo del vino. Dagli arredi interni Luigi Angelini realizzò anche i disegni per i lampadari. Qua al mio fianco troviamo uno dei due lampadari votivi originali realizzati da Francesco Tironi, un abile fabbro di Sidrina. Particolarità di questi lampadari sono i tre anelli che si susseguono, dove all'interno sono state inserite delle lampade con i colori della bandiera d'Italia. Simbolo importante perché stavano proprio a vegliare i caduti della guerra. Oltre ai lampadari votivi, Francesco Tironi venne chiamato a realizzare le due lampade dell'altare, i candelabri da croce. Non si limitò solo alla realizzazione dell'arredo dell'altare, ma realizzò anche le lampade esterne che fiancheggiano il portone centrale. Nel 1939 il comitato del Tempio si riunisce e decide di completare le decorazioni interne. Viene convocato l'ingegnere Angelini, che realizza i cartoni decorativi. Questi, dopo essere stati sottoposti alla visione della Commissione d'Arte Sacra, vengono approvati e, dopo le dovute modifiche, si procede all'avvio dei lavori. Tali lavori vengono affidati al pittore milanese Filippo Sbardella e all'ingegnere De Min. La realizzazione delle tessere in vetro di mosaico viene invece affidata all'azienda Sarim di Venezia. Iniziando dalla calotta della cupola, cerchiamo di dare una descrizione sommaria dei mosaici, che in questa porzione presentano scene di natura religiosa. Al centro campeggia un enorme volto di Dio Padre Benedicente. Un anello di leggere nuvole separa il busto del Creatore dalle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. La fede è rappresentata con i simboli della Passione, la speranza con ancora, corona, alfa e omega, la carità con la mano che chiede l'elemosina, la fiamma e il pane. Più in basso, esattamente nei pennacchi digradanti verso l'alto posti tra le quattro finestre maggiori, troneggiano le quattro virtù cardinali personificate da donne. La giustizia è rappresentata con spada e bilancia, la temperanza con strumenti di lavoro, la prudenza con specchi per guardarsi alle spalle e la fortezza con scudo e bastone. Al di sopra dei quattro archi che reggono il maestoso Tiburio
spiccano quattro scene bibliche. Si tratta della parte più nobile e artisticamente valida dell'intera decorazione interna. Sopra l'arco, in linea con il presbiterio, troviamo la scena dell'orazione durante la battaglia. Al centro Mosè, con le braccia alzate sostenute da Cure e Aronne, eleva al Signore la preghiera, mentre Giosuè combatte la battaglia contro gli Amaleciti. Nell'arcata opposta, quella sopra l'ingresso maggiore, si sviluppa la scena della lode dopo la vittoria. La profetessa Debora innalza un canto di lode perché Israele ha sconfitto l'esercito di Yavin, re di Canaan, il cui generale Sisara era stato ucciso da Giaele. Guardando dall'ingresso maggiore a destra, scorgiamo la scena della vittoria di Davide sul gigante Golia. È la vittoria del giusto sul prepotente. Nella scena viene riprodotto il momento culminante della vicenda. Davide vittorioso regge la testa mozzata del gigante, il cui corpo sta riverso esanime ai suoi piedi. Entrando dalla porta principale e guardando verso sinistra, si scorge invece la scena drammatica della vittoria dei Filistei sull'esercito di Israele e l'uccisione di Saul e Jonata. È il compianto sui caduti in battaglia. Alcune montagne stilizzate che richiamano il monte Gelboe, luogo della sepoltura, fanno da sfondo alla scena, tra le più belle e raffinate di tutte le decorazioni musive. L'apparato pittorico musivo dei bracci laterali è di carattere storico. Appena sopra l'ingresso principale, in alto nella zona sinistra della volta a botte, appare una scena di esplicito carattere littorio, accompagnata da un cartiglio che recita: «Le frontiere sono sacre, non si discutono, si difendono». Anno 1940 dell'epoca fascista. Si notano dei soldati in schieramento di difesa e di custodia della patria, ed in particolare dei confini. Dalla parte opposta troviamo una scena dal sapore bucolico. Sono rappresentate due figure, una maschile e una femminile. La prima con aratro e strumenti di lavoro meccanico, l'altra confuso e con alle ginocchia una bimba. Queste figure ricordano i caduti, ma anche la nuova vita che continua tramite il lavoro e le nuove generazioni. Al centro, davanti alle montagne che fungono da sfondo per la scena, un'iscrizione sulla roccia recita a mo' di preghiera: «Pace in Cristo per i caduti per la patria, 1940». Al braccio sinistro della croce greca, in alto a sinistra, è riservata una scena per la benemerita azione dei cappellani militari della Prima Guerra Mondiale, la messa al campo. Di fronte, sopra i loculi con le spoglie dei caduti, campeggia una scena che narra una triplice vicenda. La scena centrale ricorda la giornata di raccolta dell'oro per la patria. Due spose di età differente gettano la loro fede in un catino, ove già ne sono raccolte altre. Accanto, alcuni civili lavorano per preparare e sostenere la guerra, mentre dalla parte opposta donne e bambini sono in trepidazione e preghiera per mariti e padri al fronte. Dalla parte opposta, sempre sopra i loculi, prende forma la scena della partenza per il fronte, siglata dalla data storica 24 maggio 1915. Campeggiano figure di madri, spose e bambini atterriti per la partenza dei soldati. Tutti accorrono al saluto e, tra il vivace movimento di bandiere, lance, cavalli ed elmi, due sposi al centro della scena si scambiano un abbraccio accorato. Sullo sfondo a destra si notano due vescovi accorsi per benedire i militari in partenza. All'opposto della scena appena descritta troviamo il festoso ritorno dei soldati vittoriosi. Sul fondo di un sacro edificio romanico troneggia la data 1918. Le stesse donne con i figli che salutarono nel 15 i parenti li ritrovano ora con gioia. Sventola il tricolore con lo stemma sabaudo, mentre ordinate truppe di soldati incontrano le donne che comunicano allo spettatore un senso di serenità e di familiare e ricca dignità.
Dal momento in cui fu terminato, il Tempio dei Caduti di San Pellegrino diventa proprio il fulcro di tutte le manifestazioni più importanti del paese. Sia le feste nazionali, sia le parate, tutto passa attraverso il Tempio dei Caduti. Le manifestazioni nel corso della storia sono davvero numerosissime. Sicuramente fra le più importanti si ricorda quella del 15 agosto del 1933, quando all'interno del Tempio viene commemorata la figura di Attilio Ponti e viene dedicato a lui il campo sportivo di San Pellegrino e l'attuale viale Bortolo Belotti. Attilio Ponti era un giovane lodigiano fascista che veniva in villeggiatura a San Pellegrino Terme. Nel 1922 viene ucciso probabilmente da un ragazzo socialista. Da allora tutti gli anni, il 15 di agosto, San Pellegrino ricordava la figura di Attilio Ponti all'interno del Tempio dei Caduti e addirittura partiva una delegazione dal suo paese di nascita per venire a ricordarlo. Un'altra manifestazione importante che si tiene al Tempio è sicuramente quella del 21 agosto 1935, quando viene a San Pellegrino in visita pastorale il vescovo Adriano Bernareggi, che celebra le cresime di 190 ragazzi. Nel luglio del 1940 soggiorna a San Pellegrino un distaccamento della divisione Acqui. Questo gruppo di soldati sfilerà davanti al Tempio, deporrà le corone di alloro e poi partirà per il fronte greco-albanese durante la guerra. Molti di loro vivranno delle torture impressionanti presso le isole greche, in particolare a Cefalonia, dove quasi tutti perderanno la vita. Soltanto pochi, tra cui alcuni proprio di San Pellegrino, riusciranno a tornare per raccontarci le terribili vicende di questo combattimento. Il 5 settembre 1953, il cardinale patriarca di Venezia, Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, benedice i gonfaloni del comune di San Pellegrino Terme e della provincia di Bergamo all'interno del Tempio dei Caduti. Dal 1957 cominciano ad arrivare i resti dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. In totale nel Tempio ne verranno tumulati soltanto 12, ma naturalmente le targhe esposte all'interno dell'edificio ricordano tutti i caduti e tutti i dispersi provenienti da San Pellegrino. A seguito della Seconda Guerra Mondiale, il Tempio cambia definitivamente il suo nome per assumere quello attuale. In origine, infatti, si chiamava Tempio della Vittoria, proprio per ricordare il successo ottenuto dall'Italia alla fine del primo conflitto bellico. In seguito, il Tempio verrà sempre chiamato dalla popolazione come Tempio dei Caduti e, con la sconfitta riportata dal paese durante la Seconda Guerra Mondiale, questo nome diverrà quello definitivo, proprio per sottolineare l'importanza del custodire i soldati sanpellegrinesi all'interno di questo edificio e per sottolineare anche la sofferenza che ogni guerra porta con sé. Un fatto sicuramente importante che non dobbiamo dimenticare riguardo il Tempio dei Caduti è che la costruzione di questo edificio ha comportato un coinvolgimento della popolazione del paese davvero totale. La popolazione di San Pellegrino ha desiderato il Tempio dei Caduti, sia per commemorare le vittime dei due conflitti mondiali, sia per rinsaldare la propria fede. Questo desiderio è stato costantemente accompagnato dallo sforzo e da una intraprendenza eccezionale per la raccolta dei fondi. In ogni modo la popolazione si è prodigata attraverso raccolte di beneficenza, lotterie, serate di beneficenza negli hotel principali, all'Hotel Como, all'Hotel Eden, all'Hotel Palazzolo. Addirittura una grande serata con tanto di spettacolo si svolge anche al Casinò, proprio in favore della raccolta delle offerte per il Tempio.
quindi c'è proprio anche un impegno fortemente sentito. Le donne di San Pellegrino, per esempio, vendono 50.000 biglietti della lotteria in un'estate, vanno a chiedere ai villeggianti. Viene addirittura predisposta la vendita di ciclamini, di cartoline, per cui ogni mezzo è buono pur di raccogliere fondi. Addirittura le personalità più di spicco di San Pellegrino invieranno lettere al re, a Mussolini stesso e ad Annunzio addirittura, proprio perché facessero delle donazioni in favore del Tempio. La storia del Tempio dei Caduti continua fino al 1960, anno in cui nasce la necessità di intervenire con dei restauri sui mosaici all'interno dell'edificio, che si erano rovinati a causa delle continue infiltrazioni d'acqua. Successivamente si sceglie di intervenire anche sul corridoio che circonda l'altare. Il risanamento comporta tuttavia la perdita di ampie porzioni della decorazione pittorica. L'architetto Alberto Fumagalli suggerisce allora di continuare la zoccolatura in marmo già presente all'interno dell'edificio e di ricoprire le restanti sezioni murarie con un nuovo tessuto musivo. Il costo elevato che avrebbe raggiunto questo tipo di intervento lo rende tuttavia proibitivo. Si sceglie quindi di ricoprire il corridoio dell'abside con una tinta neutra. Nel novembre 2012 il tempio viene chiuso in seguito alla caduta di alcuni calcinacci e si rendono necessari interventi di restauro. I lavori si sono avviati nel 2015 e sono stati ultimati di recente. Il ruolo del nostro studio, lo studio di dell'architetto in particolare, è quello di presentare in modo dettagliato ed esecutivo in tutte le fasi il progetto per la realizzazione di un restauro, questo in modo generale. Perché l'architetto? Perché è l'unico elemento, l'unica figura professionale che è incaricata dagli organi superiori a poter firmare i progetti. Sostanzialmente l'intervento di recupero era stato messo in programma da Don Giacomo già negli anni del suo mandato e si era preventivato un intervento di restauro perché il degrado e l'infiltrazione di acqua e l'umidità avevano già causato notevoli danni, anche le coperture erano fortemente deteriorate. Con la caduta delle prime piastrelline del mosaico e soprattutto con la caduta di un blocco di calcestruzzo, se non ricordo male, durante una funzione, ha fatto decidere l'allora parroco di Gonzalo a chiudere il tempio nel novembre 2012. Le parti alte della struttura sono quelle che ci davano più difficoltà, sono state fatte, ricostruite attraverso ricerca storica, quindi disegni originali dell'Angelini, progettista dell'opera, oppure attraverso una elaborazione fotografica laddove non si poteva accedere materialmente sul posto. Quindi abbiamo fatto ricorso a degli scalatori che con apposita strumentazione e corde e quant'altro per agire in sicurezza hanno visitato tutta la struttura, esclusa la cupola, ma perché neanche loro si sentivano di salire fino lassù. Le fasi principali, possiamo dire sostanzialmente quattro, le possiamo riassumere in quattro grandi interventi. L'esterno del monumento, con tutti i paramenti esterni ricoperti in pietra locale, le coperture e la cupola, con un intervento di stilatura, sigillatura, rifacimento e via dicendo. I mosaici, e quindi tutte le superfici interne, mosaici e pitture in parte a secco, in parte ad affresco, il rifacimento degli impianti, idraulico che non ha dato problemi per riscaldamento e soprattutto elettrico, dove abbiamo dovuto, per indicazione della soprintendenza, mantenere i vecchi passaggi, quindi senza integrare nulla, senza creare nulla di nuovo, ma mantenendo quanto era già predisposto, e l'ultimo, la sistemazione e riqualificazione dell'area esterna con sostituzione dell'asfalto con il porfido e la sistemazione della scalinata dell'area
a ghiaia dal retro con la manutenzione degli impianti e riqualificazione delle pitture, copertine varie. Ecco, queste sono le quattro grandi opere che abbiamo realizzato. Allora, qual è il ruolo del restauratore in un monumento come questo, sostanzialmente? È quello di capire quali sono stati i danni e le incurie dovute al tempo e alla manutenzione e predisporre insieme alla direzione lavori, se non è già stata fatta dalla direzione lavori, tutta una serie di interventi atti alla conservazione del monumento, sostanzialmente. Ecco, il restauro ha questo compito importante di riportare il più possibile l'opera alle sue origini. Allora, il lavoro praticamente si è svolto in due fasi. Allora, distinguiamo l'esterno con materiali di un certo tipo e l'interno evidentemente con materiali di diversa natura, più preziosa, più importante, con affreschi, chiaramente mosaico, che è il mosaico presso il ciclo di mosaico più importante, cioè più esteso della provincia di Bergamo. C'erano grosse infiltrazioni, c'erano problemi di idraulica, cioè di scossaline che portavano all'interno e non facevano ruscellare bene le acque meteoriche, cosa molto dannosa ai fini della conservazione del monumento. E grossi problemi di ossidazione dei ferri sui materiali artificiali, cioè per esempio le statue presentavano, siccome sono in pietra artificiale, presentavano le armature con grossi problemi di ossidazione dell'ossido ferrico. L'intervento principale qual è stato? È stato quello di fare prima di tutto una verifica generale di tutte le porzioni di pietra artificiale e non che potevano staccarsi. Dopodiché è stato fatto un trattamento biocida con un prodotto con dei sali quaternari d'armonio ad ampio spettro, cioè ampio spettro vuol dire che licheni, muschi, in modo che potessero eliminare tutte queste, diciamo, questo attacco biologico. Fatto agire per 2 settimane, si è passati poi alla pulitura vera e propria, alla rimozione di tutti i depositi, per cui oltre al deposito polverosi anche proprio l'attacco biologico, voglio dire. Dove vi erano la presenza di piante superiori, perché l'attacco biologico si distingue in superiore e inferiore. Inferiore attacco biologico, muschi, licheni. Superiore potrebbe essere la classica pianta del fico, no? Che di solito su quasi tutti i monumenti compare, o se no può essere l'erba. Per cui dove c'erano le piante superiori è stata fatta un'estirpazione manuale degli apparati radicali, una volta fatti morire praticamente. Ecco, una cosa importante è che quando si fanno questi trattamenti non si deve mai rimuovere la pianta, la si deve trattare in modo tale che il principio attivo del biocida venga assorbito dalle foglie e venga portato fino alla radice, in modo che si è sicuri che la pianta muoia fino alle radici. La struttura è in calcestruzzo, quasi totale in calcestruzzo. L'acqua che è entrata dall'esterno nell'arco degli anni, cosa ha fatto? Ha veicolato i sali che sono contenuti nei cementi. Questi sali vengono sciolti dall'acqua e cosa fanno? Nel momento in cui vanno in essiccamento migrano all'interno, tendenzialmente non vanno verso l'esterno ma migrano all'interno. Questi sali quando praticamente diciamo asciugano, aumentano di volume praticamente. E allora cosa succede? Dove c'erano le malte con le tessere, la malta d'allettamento delle tessere, praticamente il sale fuoriesce sotto la malta, pian piano spinge, 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 finché crea proprio lo stacco della tessera e della malta stessa. La pulitura come l'abbiamo pensata? L'abbiamo pensata utilizzando il vapore praticamente. Allora abbiamo montato un impianto di acqua demineralizzata perché l'acqua dell'acquedotto ha una componente di sali, cloro, tanto per intenderci. Abbiamo lavato tutto mediante getti di vapore. Perché getti di vapore? Perché il vapore praticamente cosa fa? Permette di sciogliere settorialmente, spingere lo sporco verso il basso, va bene,
perché utilizzando un altro metodo, tipo con la spugna, saremmo andati comunque a distribuirlo all'interno di tutte le malte che tengono assieme il mosaico. Abbiamo optato per questa, con questa tecnica, perché bene o male l'ho sperimentata anche sugli affreschi, sulla pulitura degli affreschi, e funziona benissimo, anche perché poi quando il vapore evapora, cioè l'acqua evapora, praticamente porta con sé parte dello sporco. In più serve anche a sciogliere parte dei sali solubili, per cui questa è stata la prima operazione che abbiamo svolto su tutta la superficie, perché possiamo dire di conoscere la superficie del mosaico centimetro per centimetro. Nella parte alta noi abbiamo ricomposto, dunque c'era una parte, un viso che mancava, l'unica cosa che è lacunosa. E lì, allora, in parte abbiamo recuperato le tessere, abbiamo recuperato più o meno la forma dell'immagine del viso, dove era possibile recuperarla senza inventare niente. Dove mancava, in accordo con il direttore lavori e con il soprintendente, è stata fatta una scelta di non integrarla con le tessere, ma di stendere un color neutro, una malta di colore neutro, sulla quale abbiamo fatto una specie di rigatino, abbiamo cercato di ridare un po' il senso dell'anatomia del viso, ma senza voler fare un falso, anche perché non avevamo elementi. Sembra una banalità ripristinare quel mosaico, ma non è vero, nel senso che ha tutto un movimento circolare, per cui bisognava ogni volta stare molto attenti, posare molta attenzione su come era fatta la posa. Perché era molto evidente nelle parti basse che avevano già ripristinato tempo addietro, che dove si vedeva benissimo che le teste erano state messe a caso, cioè avevano riempito, ma cosa vuol dire riempito? Non ha senso riempire, invece bisognava capire qual era l'andamento, e se uno osserva bene c'è proprio tutto un andamento, non è casuale la posa delle teste. Per cui abbiamo ragionato posizione per posizione, abbiamo ripristinato. Due situazioni piuttosto compromesse erano quelle nel transetto, nei due angoli del transetto sugli affreschi, dove lì abbiamo dovuto fare un'operazione di strappo del mosaico. Strappo perché praticamente avevamo degli stacchi nell'ordine di 6-7 cm dove l'apparato musivo era rimasto attaccato alla malta di posa. Però si era gonfiato e praticamente il rischio era quello della perdita. Anche lì è stato fatto sempre un'operazione di velinatura preventiva. Quando siamo arrivati a quella quota abbiamo operato lo strappo, per cui abbiamo foderato le tessere sempre con un velatino con un prodotto reversibile, abbiamo rimosso, tagliato perimetralmente il mosaico, portato a terra, ok, pulito il fondo, rimosso tutta la malta cementizia del fondo, bonificata, fatto un fondo con una resina, ripristinato il fondo della muratura, togliendo tutte le malte ricche di sali solubili, facendo un nuovo impasto con calce idraulica priva di sali con un additivo speciale, rifatto il letto di malta sotto livello e riposizionato il mosaico. Gli affreschi, devo dire, erano in ottimo stato di conservazione, non presentavano, gli affreschi intendo le figure dei santi e alcune porzioni delle alcune armi laterali che si trovano sempre sulle pareti. Affreschi di ottima qualità, dichiarati anche dalle giornate che siamo riusciti a rilevare. Praticamente l'affresco, per sua natura, viene eseguito in giornate praticamente. Cosa vuol dire? Che il pittore fa un disegno preparatorio che si chiama spolvero, traccia sul muro praticamente una sinoppia che di solito è di colore rosso e identifica le masse, dopodiché il muratore o tante volte anche lo stesso affreschista stende l'intonaco che è a base di calce aerea e sabbia praticamente, di solito il rapporto è 50 e 50, va bene, lo si stende su un fondo di calce naturale, un intonachino dello spessore di 2-3 mm, lo si stende sulla superficie, lo si liscia o lo si lascia così, diciamo,
gergo passato a spugna, sul quale poi viene stesa, viene eseguito proprio l'affresco. L'affresco, una volta che eseguito questo, rimane fatto. Il giorno dopo si tende a fare l'altro pezzo. Allora, cosa si fa? Però, di solito, come vedete qua, si cerca di fare dei tagli abbastanza organici, cioè la testa di solito la si fa in un pezzo unico, o si fa la testa o si fanno tutte le spalle fino al busto. Poi si fa tutto l'apparato dietro, per cui le decorazioni dietro, il mantello, la veste, la gamba, ecco, si cerca di dare dei tagli che abbiano una logica, ecco. E la sovrintendenza ha questo doppio, se volete, questo doppia visione, no? Una, la parte burocratica, che è quella di autorizzare, perché questi lavori devono essere autorizzati. Questo edificio dove siamo adesso in particolare è un monumento nazionale, quindi è una di quelle cose che sono, diciamo, di proprietà di tutti da un punto di vista intellettuale. E quindi ci vuole qualcuno, qualcosa, che qualcuno che decida se quell'intervento è coerente con i criteri del restauro, e questa è la sovrintendenza. La seconda parte, che è quella più interessante, se volete, è quella del controllo sul cantiere. Quindi la sovrintendenza è quella che chiede, nella prima fase, che è quella di presentazione del progetto, chiede di poter poi essere coinvolta in tutti quelli che sono gli aspetti decisionali di quelle opere. A me piace pensare a un lavoro di restauro come una riscoperta di qualcosa che è stata al teatro, no? Quasi sempre mi è capitato di vedere interventi successivi di pessima qualità, no? Interventi che hanno quasi nascosto l'immagine del mondo. Qui per fortuna, a parte nella zona del deambulatorio, nella parte ausiliare, per fortuna questa cosa non c'è stata, però anche qui sono state scoperte delle cose interessanti che però non fanno parte del restauro, fanno parte di una storia, di un monumento che abbiamo ricostruito. Quindi, come dicevo prima, la cosa che a me interessa particolarmente è ricostruire una storia anche attraverso un intervento di restauro. Quindi quando dicevo appunto che la cosa interessante è anche andare a riscoprire quello che il progettista voleva raccontarci, quello che il progettista voleva farci vedere, no? E anche questo, insomma, abbiamo qui un esempio molto classico di porte in noce e massello, che sono estremamente belle, fatte in una maniera incredibile anche da un punto di vista di urbanistica. Che erano state nel tempo rimaneggiate al punto tale che diventava proprio illeggibile anche il rapporto ecromatico e anche geometrico, se volete, no? Tra quelle che sono le entrate e quello che è l'organismo architettonico. E con questo lavoro invece abbiamo tolto quello che è stato aggiunto nel tempo per ripristinare un'immagine più coerente e più vera possibile, soprattutto di quello che voleva probabilmente Langevin. Se dovessi dire questo tempio che cosa è più interessante, parlerei della parte absidale e nella seconda fase di restauro, che prevede la riscoperta di tutte le decorazioni delle facciate interne, probabilmente anche su quello avremo delle sorprese, che renderanno ancora di più, se volete, no? L'idea che quella è una parte sulla quale si è un po' meditato di più sull'aspetto decorativo. Fondamentale, ritengo, anzi oserei dire assolutamente doveroso, sottolineare l'importanza della collaborazione continua con i vari uffici tecnici. In particolar modo l'ufficio tecnico della Curia, nella persona di Don Fabrizio, con il soprintendente, l'architetto Gaetano Puglielli, della soprintendenza, e anche della società Alex Servizi, che in modo molto, molto presente ci controllava noi e i lavoratori in tutte le fasi, dall'inizio alla fine, per avere il quadro sempre della situazione sotto controllo.
stato un bel cantiere, un bel cantiere perché c'è stata una grande sinergia tra impresa, edile e restauratore praticamente. C'è stato proprio una collaborazione molto stretta, ma di solito con questa impresa noi lavoriamo sempre così. Di solito molto, cioè ognuno rema per un risultato. Secondo me il risultato, almeno detto anche di altri che l'hanno visto prima e sono entrati adesso, rimangono in effetti, rimangono e dicono subito, è più luminosa, cosa che in effetti mi sembra una cosa che risponda al vero, diciamo, che è più luminosa. Io sono soddisfatto del mio lavoro, voglio dire. Credo che anche la direzione lavori, diciamo anche la sovrintendenza sia corretta, abbiamo dato il nostro, il meglio che potevamo dare, non abbiamo sorvolato su niente. E il fine del restauro è prolungare diciamo, la durata del monumento nel tempo, cercare di portarlo ai posti il più possibile. A me piace sempre ricordare una bellissima frase che aveva detto Zaki Awas, che è il, diciamo, il sovrintendente delle antichità dell'Egitto, no? Mentre restaurava la Sfinge, alla fine ha detto: prima del restauro la Sfinge non sorrideva, adesso la Sfinge è tornata a sorridere. E io posso dire per estensione la stessa cosa di questi monumenti, no? Li prendiamo che sono sofferenti, ma sono sofferenti a volte, più delle volte, per incuria proprio, per passandatezza, e non sorridono più. Dopo il nostro lavoro questi edifici tornano a essere presenti, a risorridere. L'importanza di un monumento è proprio quella di essere testimonianza di se stesso, la testimonianza di una storia, di un passato, di un vissuto, di un futuro che dovrà arrivare, è se stesso, con tutti i segni che il tempo ha voluto poi lasciare, che sono segni che noi dobbiamo, cerchiamo, vogliamo mantenere, perché sono dei segni che ci raccontano. Come dicevo prima, il restauro è un modo per recuperare una storia, no? Allora, se cancelliamo questi segni, cancelliamo questa storia.